Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa pasta choux, ossia l'impasto per creare deliziosi bignè. Questa delizia ha origini italiane che risalgono circa nel periodo del Rinascimento, precisamente a Firenze. La ricetta poi venne portata in Francia verso la prima metà del Cinquecento. E qui i cuochi, a seguito di Caterina de' Medici, andata in sposa con Enrico II di Valois, la perfezionarono come loro poterono. Però, solo nella metà del XIX secolo, la ricetta venne veramente perfezionata bene, ossia con l'aggiunta di creme come per esempio quella pasticcera e la chantilly. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questa delizia della pasticceria italiana. Per questa fantastica ricetta ci serviranno 75 g di farina 00 perché nei bignè serve per forza una farina debole, 120 ml di acqua, 2 uova medie del peso esatto di 110 g senza guscio, 50 g di burro di qualità ed infine 2 g di sale. Per prima cosa mettiamo dentro un pentolino l'acqua, il burro, e il sale. Poi lasciamo il tutto a cuocere finché non raggiungerà l'ebollizione. Sfiorata l'ebollizione non ci rimane altro che prendere il nostro pentolino e spostarlo dal fuoco. Fatto ciò aggiungiamo la farina tutta ad un colpo e mescoliamo il tutto energicamente finché non diventerà un impasto bello omogeneo. Raggiunta questa consistenza non ci rimane altro che spostare nuovamente il pentolino sul fuoco e lasciare il tutto cuocere per 2-3 minuti, ossia finché sul fondo del pentolino non si formerà una leggerissima patina bianca. Raggiunta questa consistenza e guardate il fondo come è diventato, non ci rimane altro che trasferire il tutto su una pentola e lasciare il tutto a raffreddare. Raffreddato leggermente l'impasto nella nostra ciotola, non ci rimane altro che, aiutandoci con una forchettina, sbattere per bene le uova. Proprio in questo modo, poi metterle poco alla volta nell'impasto e la prossima dose dovremo aspettare per metterla che si sarà amalgamata perfettamente all'impasto. Continuiamo ad aggiungere tutto poco alla volta finché l'uovo non finirà. E dopo aver aggiunto tutte le uova, la consistenza del nostro impasto deve essere questa. Come potete vedere, forma un triangolo e ciò vuol dire che l'impasto è stato cotto alla perfezione nel pentolino e le uova sono state pesate divinamente. Il prossimo passaggio è quello di mettere tutto il nostro impasto dentro una sac à poche. E dopo aver trasferito tutto il nostro impasto dentro una sac à poche, non ci rimane altro che prendere la nostra teglia, che nel nostro caso è fatta appositamente per i bignè e come potete vedere è tutta bucherellata. Se non ce l'avete, prendete una leccarda da forno e ci mettete sopra la carta da forno. Ora per creare i nostri bignè, prendiamo la nostra sac à poche, applichiamo una leggera pressione e creiamo dei mucchietti, come potete vedere, che devono essere della grandezza di una noce. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro impasto. Una cosa importante è distanziarli bene, perché in cottura ovviamente si gonfieranno. E dopo aver messo tutto il nostro impasto sulla nostra teglia da forno, non ci rimane altro che, aiutandoci con un cucchiaino bagnato con dell'acqua, di schiacciare leggermente tutte le punte che abbiamo ottenuto sui nostri bignè. In questo modo loro cuoceranno uniformemente. Comunque, li cuociamo a forno normale 220 gradi per un quarto d'ora.
Poi abbassiamo la temperatura a 180 gradi, forno normale, e mettiamo un cucchiaio di legno tra lo sportello e il forno e lasciamo il tutto cuocere per altri 20 minuti. Ma guardate che belli che sono venuti i nostri deliziosi bignè! Ora noi abbiamo il piacere di farvi vedere anche come si presentano dentro. Guardate che meraviglia! Sono completamente vuoti dentro. Una cosa pazzesca! Per il ripieno dei nostri deliziosi bignè ci serviranno 500 g di crema pasticcera al cioccolato. Per chi non avesse visto il nostro video, si guardi per bene il link in descrizione. 200 g di panna già montata e zuccherata. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio dei nostri bignè. E per prima cosa li tagliamo a metà. Poi mettiamo una generosa dose di crema pasticcera al cioccolato e ovviamente l'intramontabile panna montata. Che delizia! Poi chiudiamo tutto con la parte superiore del bignè. Ed ecco qua. Una delizia della pasticceria italiana. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. Ma guardate come sono venuti bene i nostri deliziosi e stratosferici bignè. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso ci gustiamo queste delizie di bignè. Stratosferici. Veramente ragazzi, sono deliziosi perché c'è questa base croccante di pasta che si scioglie in bocca. Poi c'è la crema pasticcera al cioccolato che ha un gusto cioccolatoso vellutato. È veramente delizioso. Poi arriva la panna che con la sua freschezza completa il tutto. Insomma, ragazzi, sono veramente fantastici e vorrei tanto che voi foste al posto mio per provare quello che io sento nelle mie papille gustative. Sono assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!